Buonasera ad Alex Cucciolla. Questa sera la trasmissione è interamente dedicata a un uomo che ha segnato la storia del nostro paese, Giovanni Falcone, oltre il tempo e la retorica. Saluto subito il mio ospite, il già procuratore capo di Brindisi, il dottor Marco Di Napoli. Buonasera, benvenuto a Cuore Italiano. Buonasera, grazie e benvenuti agli altri ospiti e a tutti gli ascoltatori. Lanciamo subito l'opinione di Antonella D'Aloiso che ci presenta questo nostro programma. A 31 anni dalla strage di Capaci, cosa resta di Giovanni Falcone? Che eredità ci ha lasciato? Intanto, non dovremmo ricordarlo soltanto come il magistrato vittima di mafia. Bisognerebbe pensare a lui come all'uomo, al magistrato straordinario che ha cambiato il modo di combattere contro la mafia. Un uomo capace di declinare la sociologia del suo tempo e che ancora oggi riesce a parlare alle coscienze. Oggi come allora, quando riuscì, guardando in faccia la realtà, a mettere a nudo responsabilità, lacune e inadeguatezze. Sono molte quindi le cose da ricordare della storia di Giovanni Falcone per riportarle nell'attualità dei nostri giorni. La capacità, per esempio, di decifrare i metodi mafiosi nella loro complessità, a partire dall'aver individuato i legami tra il denaro prodotto dal traffico di droga, l'imprenditoria e la politica, o ancora all'aver individuato il ruolo di menti acute di potere all'interno dell'organizzazione. Un interrogativo sorge spontaneo: si può vincere la mafia? Il giudice Falcone lo credeva, ma era anche consapevole che l'antimafia da sola non sarebbe bastata, perlomeno non sino a quando il desiderio di cambiamento non fosse venuto dal basso, chiesto a gran voce dalla popolazione. All'epoca il sentore del cambiamento si avvertiva già, ma furono solo vagiti. C'è di fatto che Falcone ci aveva però visto giusto, foriero di un cambiamento delle coscienze che sta pian piano regalando all'Italia una nuova identità. Rieccoci in diretta. Allora, noi dobbiamo svelare però a chi ci ascolta che il rapporto che lega questo indegno conduttore al dottor Marco Di Napoli è un rapporto di lunghissima data. Certo, è così. Abbiamo scritto un libro insieme sulla criminalità organizzata pugliese, l'abbiamo presentato in tante scuole, in tanti circoli culturali e quindi è un rapporto di comune impegno. Io come pubblico ministero e Alessandro come giornalista abbiamo fatto la nostra parte. Marco, allora ci daremo, direi, del tu nel corso della trasmissione. Hai sentito l'opinione di Antonella D'Aloiso che ha ricostruito un po', quegli anni. Anche tu eri in prima linea. Che ricordi hai, di quegli anni della lotta alla mafia, poi alle realtà pugliesi come la Sacra Corona Unita? Beh, anzitutto io vi chiedo scusa, ma quando mi ricordo quel 23 maggio tendo ad emozionarmi perché ne ho un ricordo drammatico. Perché la mattina di quel 23 maggio io ero a Roma ed ero in compagnia di Francesca Morvillo perché facevamo parte della stessa commissione. Quindi quando lei ci ha salutato e ha chiesto al presidente l'autorizzazione ad allontanarsi prima perché doveva andare a prendere quell'aereo. E nessuno di noi avremmo immaginato che non l'avremmo più vista viva. Quindi quel giorno per me è un giorno molto doloroso. Ricordo il rientro a casa come un incubo perché ero in questa automobile per tornare nella mia città e non potevo fare altro che ascoltare il giornale radio per sentire le notizie sperando che qualcuno ce la facesse e si potesse salvare. Detto questo, devo dire che qui in Puglia purtroppo abbiamo avuto anche qui un fenomeno mafioso molto diffuso che non è ancora stato sconfitto.
molti hanno parlato della Sacra Colonna Unita come la quarta mafia d'Italia. Devo dire che non ha raggiunto i livelli di pericolosità della mafia siciliana, della mafia che ha funestato altre regioni, perché non dobbiamo registrare, per fortuna, degli attentati ai danni degli appartenenti alle forze dell'ordine e ai danni dei magistrati. Però progetti sì, progetti di attentati ce ne sono stati e che siamo riusciti a sventarli per tempo. È stato un fenomeno per me di straordinario interesse, perché quando mi hanno chiesto di entrare nella direzione distrettuale antimafia di Bari, io non avevo previsto questa cosa, però non ho mai rifiutato l'incarico, e quando ho chiesto perché io, mi hanno detto: adesso il tuo turno, tocca a te. Bene, Marco, adesso ascoltiamo un inedito audio della giornalista Marcel Padovani, che scrisse poi anche un libro con Giovanni Falcone. È molto breve, ma è straordinaria la risposta che il dottor Giovanni Falcone dà a Marcel Padovani. Ascoltiamo. Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì, indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy, questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo. Marco di Napoli, era davvero un sunto di un più ampio dialogo di Marcel Padovani con Giovanni Falcone, ma risentire la sua voce, risentire le sue tensioni, ma soprattutto questa sua straordinaria consapevolezza che aveva, lui non negava di convivere con la paura. Sì, devo dire che già sentire la sua voce è stata una grande emozione, perché io l'ho conosciuto di persona. Facevamo parte di un gruppo di magistrati che si chiamava Movimento per la Giustizia e ci siamo incontrati diverse volte in occasione di convegni, dove lui si sentiva a suo agio. Quando veniva in questo gruppo di giudici che avevano di tutta Italia, avevano le stesse impostazioni, le stesse motivazioni, si sentiva a suo agio, parlava liberamente e parlava dei suoi progetti e con grande umiltà, con grande professionalità, ma senza supponenza. Come dice in questa intervista, si impara a convivere. Si impara a convivere, la paura fa parte. Sarebbe sciocco, sarebbe stupido pensare che il pericolo non c'è. Si impara a convivere. Io nel mio piccolo ho imparato a convivere anch'io. Non mi sono mancate le minacce che venivano dalle persone indagate, dai loro parenti, anche da qualche uomo politico, però è un fatto professionale. Bisogna continuare a fare il proprio lavoro, impegnandosi, cercando di ottenere i risultati, senza sottovalutare il rischio. Bene, Marco di Napoli, adesso salutiamo e ringraziamo per la straordinaria disponibilità la professoressa Maria Falcone. Buonasera e benvenuta a Cuore Italiano. Buonasera a tutti voi. Chi parlava era il già procuratore capo di Brindisi, il dottor Marco di Napoli, che ci teneva a salutarla. Sì, certo. Certo. Io non ci conosciamo fisicamente di presenza. Ci siamo visti, professoressa, ci siamo visti in una scuola nel Salento. Vabbè, è facile perché io... E io lo ricordo bene, tanto, lei ne ha visitate tante, forse non lo ricordo, ma io lo ricordo molto bene. Ho capito, io ne ho proprio viste troppe, scuole
e persone, per cui poi non arrivo magari a Beh, certo, non è ricordarmi il nome facile. della persona. E è vero, qual è l'argomento di Io questa sera? devo ringraziare la professoressa Maria Falcone perché il tema Giovanni Falcone, oltre il tempo e la retorica, mi ha portato a contattarla nei giorni scorsi. Dopodiché, io ho anche chiesto se c'era qualche tema che la professoressa Falcone voleva evitare e mi ha dato invece il via libera a 360 gradi, Marco. Quindi questo è una testimonianza di straordinaria apertura e disponibilità. Professoressa Falcone, sono passati 31 anni. Ma nel nostro cuore, e immagino, diciamo, la sua testimonianza lo confermerà, sono ancora qui con tutti noi. Beh, sicuramente lo stesso sono già un pochino vicino a tutti gli italiani, puoi immaginare come sia vicino a tutti noi il ricordo per me in particolare di Giovanni e Francesca, ma anche di Paolo e di tutti quelli che sono morti in quegli anni tremendi di quella che fu chiamata la mattanza siciliana. Sicuramente Giovanni è una figura viva nella mia famiglia perché i miei ragazzi lo hanno conosciuto, hanno vissuto qualche anno, gli anni prima della propria giovinezza vicino a Giovanni e quindi la memoria in casa è continua e l'esempio ci segue sempre. Ecco, professoressa, ci eravamo detti nella nostra ultima telefonata di ieri sera, come raccontare quel periodo a un ragazzo oggi di 20 o di 30 anni, e cioè a quella generazione che in quegli anni non c'era, con l'intento evidentemente di difendere la memoria, il passato? Beh, vede, io prima di tutto cerco di emozionare i ragazzi raccontando magari qualche episodio della vita di Giovanni che mette in evidenza quelli che erano i valori in cui Giovanni credeva, valori che l'hanno spinto a essere quello che è stato. Quello che tutti dicono, uno dei più grandi servitori dello Stato. E quindi dopo l'emozione passo a raccontare i fatti, gli anni tremendi, le minacce, la mafia. E i ragazzi si appassionano a questo racconto e capiscono la difficoltà di quegli anni in cui siamo noi vissuti e che per fortuna qua in Sicilia almeno adesso non sono più quelli. Ecco, perché quegli anni, a causa di Giovanni in particolare, sono stati per me e per la mia famiglia anni di grande tensione emotiva, di grande voglia di cambiamento, ma anche di paura. Certo, abbiamo ascoltato prima del suo ingresso in trasmissione, professoressa Falcone, un estratto molto tenero di un dialogo che suo fratello ebbe con la giornalista francese Marcel Padovani, e ne discutevo anche con il dottor Di Napoli, cioè questa sua grandissima consapevolezza e forza di volontà comunque a non farsi piegare dalla paura. Beh, chiaramente come le dicevo, la paura l'avevamo, ma per un patto non posso dirlo, come dire, per un patto segreto che nessuno di noi aveva mai espresso con parole, non ne parlavamo mai di paura. Lei pensi che io avevo quattro ragazzini che cominciavano ad andare fuori con i motorini. E quindi si sentivano, abbiamo in quegli anni le vendette da sversare, le uccisioni di tutti i parenti di Buscetta. Quindi ricordo poi un momento tremendo, quello in cui dopo la morte di Cassarà, a Giovanni e Paolo li portano
lontano in Sardegna, e lui mi chiama e mi dice che l'avrebbero portato in Sardegna e che aveva anche detto alla polizia se era il caso di fare qualcosa per noi, e la risposta era stata meglio non creare attenzione. E però mi diceva quelle cose, no, io capivo che lui c'era la paura di lasciarsi soli, certo. ma non ci siamo detti niente, nemmai io l'ho rimproverato dopo per quel periodo. Come si suol dire, ci si abitua a tutto, anche alla paura. Ecco, lei ha citato due nomi che sono stati determinanti, due nomi chiave nell'esperienza professionale di suo fratello, il dottor Giovanni Falcone. Quello del commissario Ninni Cassarà, che se non ricordo male era il capo, sì, della squadra mobile, sì, di Palermo, che era un uomo che aveva la totale fiducia del pubblico ministero Giovanni Falcone, e che con lui per la prima volta riuscì a creare una vera e propria, definiamola, Marco Di Napoli, una mappatura delle realtà mafiose palermitane. È giusta la mia ricostruzione, professoressa? Sì, perfetta. Io dico sempre ai ragazzi che se non ci fosse stato Ninni Cassarà con le sue indagini, con quello che venne chiamato il rapporto, il Papa mi pare 61 o 104, non mi ricordo il numero, comunque senza quelle indagini non ci sarebbe stato il maxi processo. Ecco perché il primo a cadere sotto la scure mafiosa è proprio Ninni Cassarà, prima ancora dell'apertura del maxi. Che era il braccio operativo di suo fratello Giovanni Falcone. Dopodiché ha citato un altro nome che per la prima volta viene portato come straordinario elemento conoscitivo, perché il dottor Giovanni Falcone definì il pentito Buscetta il primo grande collaboratore che apriva nuovi scenari nella conoscenza storica della mafia. Beh, io devo dire, e sono posso dire, lo dico sempre, anzi, che Buscetta è il vero pentito. Buscetta aveva attraversato un periodo dolorosissimo per l'uccisione di tanti parenti, per le sofferenze che aveva avuto, l'arresto in Brasile, si era quasi avvelenato prima. Poi trova in Giovanni la persona in cui avere fiducia. E questa fiducia gli permette di parlare e di raccontare tutto quello che sa, anche qualcosa di politica. Perché dico qualcosa? Perché Buscetta, sì, è il primo a parlare a Giovanni di Andreotti. Ecco, ricordiamolo, professoressa, mi scusi se la interrompo, il primo incontro avviene in Brasile. Questo non lo so, io so che gli incontri che aveva Giovanni con Buscetta erano a Roma e nel carcere non so di dove, no? Questi particolari, forse Giovanni era andato antecedentemente durante la, sì, era andato là per poter permettere poi che fosse l'estradizione in Italia, ecco. Quindi aprì per la prima volta gli scenari dei rapporti con la politica, Tommaso Buscetta. Però alla fine lui gli dice che gli era stato detto da Badalamenti, cioè quello che lui sapeva di Andreotti era del relato, sì. E Badalamenti, come sappiamo, non parlò mai, non aveva nessun interesse a parlare. E quindi quando alla fine dei suoi racconti delle indagini di Giovanni, prima di fare il processo, lui dice a Giovanni: guardi, non deve parlare delle indagini sui politici,
perché se lei ne va, perché non c'era la sicurezza del Sì. periodo in cui eravamo, quindi lui temeva che non parlando di Andreotti potesse cadere assieme a lui tutta la Certo. costruzione e quindi gli fa promettere che non avrebbe parlato di Andreotti, così lui poi invece Buscetta, cioè va al processo e conferma tutto quello che era dato, ricordiamoci, era il processo accusatorio, quindi ha confermato, non so se c'era già l'accusatorio, no, forse ancora no, comunque doveva dire la sua verità, doveva dirla in aula. E va, la dice, ha degli scontri tremendi con vari mafiosi, ma ne esce sempre vincente, diciamo. Professoressa Falcone, un altro momento drammatico in cui suo fratello si rende conto che probabilmente non c'è solo la mafia e il fallito tentato alla villa della Daura. Sì, quello è diciamo, il momento più triste di tutto il periodo delle indagini, perché Giovanni riesce a toccare con mano, che ormai è arrivata anche la fine per lui. C'erano state già varie avvisaglie e c'era stata la lettera tremenda del Corvo, che tendeva a delegittimarlo in modo che poi con la bomba, morendo, la gente avrebbe detto: beh, ma c'era qualcosa che non andava, quindi per far diminuire la reazione che si poteva essere alla sua morte. Professoressa, posso chiederle, lei che idea si è fatta di quell'attentato? Chi lo orchestrò? Io sono sicura, questa è l'unica volta in cui io posso dire che Giovanni disse e l'ha detto pubblicamente, dietro c'erano menti raffinatissime e non erano le menti della mafia. Quindi che lui, poi d'altronde, anche se non le aveva inserite nel maxi processo, le verità politiche di Buscetta lui le conosceva. Conosceva gli accordi infami, conosceva tutto, quindi sapeva che la mafia non era solo la mafia criminale, ma c'era altro. C'era un altro livello. Credo che il dottor Marco Di Napoli, voglia chiederle qualcosa, professoressa. Sì, Sì? io volevo ricordare ai nostri ascoltatori l'importanza del cosiddetto maxi processo, perché prima di allora le sentenze non riconoscevano l'esistenza della mafia in Sicilia, per cui avevano buon gioco tutti i sostenitori per dire che se le erano inventate gli inquirenti. E il grande valore di quel maxi processo è che non sono arrivate le catture, sono arrivate le sentenze di condanna definitive. Perché i mafiosi non temono la cattura se dura poco, anzi è un titolo di merito. Dici io mi so fare il carcere, ma se la condanna diventa definitiva, allora hanno una reazione rabbiosa come quella che si è verificata in questo caso. Questo lo volevo dire ai nostri ascoltatori. Dei quali molti sono nati dopo, Sì, quindi no. la maggior parte direi sono nati dopo. Prima tutti i processi contro la mafia finivano con assoluzioni per insufficienza di prove. In quel processo abbiamo 19 ergastoli e più di 2000 anni di carcere, quindi una grande vittoria dello Stato. Una grande vittoria che è stata realizzata con la collaborazione di tanti, perché Certo. non è una cosa che si poteva fare da soli. Quindi ha lavorato tutto il pool, ma ha lavorato anche il pubblico ministero di udienza e abbiamo avuto una corte d'assise attenta e capace e soprattutto abbiamo avuto una corte di Cassazione in cui Non c'era, certo, era cambiato. non Il c'era. presidente
che in precedenza aveva annullato per vizi di forma la maggior parte delle sentenze di condanna emesse prima. Carnevale, diciamolo chiaramente, perché si sa, si è Sì, detto, fa bene a ricordarlo, professoressa. il giudice ammazza sentenze, ma che poi in una intercettazione parla di Giovanni e Paolo come se fossero due deficienti. E devo anche dire che il cambio del giudice in Cassazione, anche quello fu un frutto di come posso dire, dell'intelligenza, beh, diciamolo pure, di Giovanni, della capacità di riuscire a far fare a Mastelli, che allora era il ministro della giustizia, dire che ci doveva essere un'alternanza nei magistrati. Quindi così, con questa escamotage, riuscì a mettere, diciamo, da parte Carnevale. Sì, la soluzione era semplice, era a portata di mano. Sì. Questo criterio della rotazione dell'alternanza è un criterio di buon senso, ma nessuno era riuscito ad applicarlo in Mai a precedenza. farlo, appunto. Professoressa, ricordiamo anche lo straordinario legame. Quindi non proprio un rapporto, era un legame di due ragazzini che poi sono cresciuti insieme nello stesso quartiere, nella casba a Palermo, tra Giovanni e Paolo Borsellino. Sì, io anche questo rapporto lo metto sempre in evidenza ai ragazzi. Giovanni e Giovanni e Paolo vivono, sono diciamo figli di una buona borghesia che si ritrovano a vivere in un quartiere che dopo i bombardamenti della guerra si era degradato, perché quello era un quartiere di nobili, quello dove abitavamo nel palazzo nostro in particolare, che era stato del sindaco di Palermo, Bonanno, che era il fratello di mia nonna. Però Giovanni e Paolo andavano in palestra, una palestra che c'era là vicino, ma soprattutto andavano nella parrocchia di Santa Teresa, di Santa Teresa alla calza. Lì si incontrarono, giocavano pure nella parrocchia di San Francesco. Quindi vivono gli anni della sua adolescenza insieme, poi si perdono un po' di vista durante gli anni del liceo, ma si rincontrano all'università e fanno lo stesso concorso. Quindi sono magistrati giovanissimi tutti e due a 24 anni, poi Giovanni aveva avuto la sua, diciamo, vari momenti della sua carriera. A Trapani in particolare, quelli di Paolo li conosco di meno, ma poi vengono richiamati tutti e due da Chinnici nel famoso pool, perché lui a creare il pool antimafia, Il appunto cosiddetto papà del pool antimafia, Rocco Chinnici. appunto per evitare che ci fosse, non ci fosse anche da parte della mafia. Non si concentrasse l'attenzione per i magistrati che facevano determinati processi su un unico magistrato, ma ci fosse, come vorrei dire, una specie di responsabilità diffusa. Ma la cosa che io dico sempre fondamentale nel parlare ai giovani di Giovanni e Paolo della loro amicizia, dico, a prescindere dal loro grande senso dello Stato, dell'amore per la giustizia, il diritto, eccetera, io metto in evidenza come erano due uomini che, pur essendo di idee politiche diverse, Giovanni di sinistra e Paolo di destra, non ebbero mai battibecchi, andavano benissimo d'accordo su tutto. Mettere in esempio che la vera politica democratica, la vera democrazia, Certo. consiste proprio nel dialogare per il bene della comunità, non soltanto per cercare il male l'uno sull'altro. Difendendone insieme la libertà delle istituzioni. E
ed è l'insegnamento che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno lasciato a tutti noi. Quindi quel messaggio dopo la loro morte, le loro idee continueranno a camminare sulle nostre gambe, possiamo dire, professoressa Falcone, che si sia Beh, io credo concretizzato. che si è concretizzato, io posso dirlo, in tutti questi anni in cui le insegnanti d'Italia hanno parlato ai giovani, dei giudici, perché ricordiamoci che io vado sì nelle scuole, ma sono le insegnanti che mi chiamano, anche se la Fondazione fa dei progetti ogni anno per tutte le scuole d'Italia, ma il compito fondamentale lo svolgono loro un po' dappertutto, e così si è potuto mantenere una memoria che è fondamentale per non commettere gli errori del passato. C'è Marco di Napoli che vuole ancora dialogare con lei. Professoressa, lei ha avuto contatti non solo in Italia, ha avuto un riconoscimento anche dalla nostra città di Bari che ospita questa trasmissione. Ha girato il mondo. Io volevo chiederle qual è l'immagine che all'estero hanno di suo fratello Giovanni? Beh, è un'immagine impressionantemente, come posso dire, eroica, ecco. Ma io vorrei dire a questo proposito una sola parola. L'altro ieri, per il 31º anno, è venuto a Palermo Luis Free. Forse questo nome a molti non dice poco. Luis Free invece è il giovane magistrato che lavorò con Giovanni negli anni Ottanta, al primo processo che Giovanni fece nei confronti di un certo Spatola, che poi le cui indagini portarono in America, e lui si era allora magistrato in America, e crearono la cosiddetta operazione che viene chiamata la Pizza Connection. Beh, questo per dire. Se a me chiedono chi è l'amico più caro di Giovanni, beh, io devo dire Luis Free, perché in 31 anni non ha mancato un anno di venire dall'America da solo o con la moglie ogni anno. Professoressa Maria Falcone, io la ringrazio. Avevamo, diciamo, concordato anche Un tempo No, ma limitato. diciamo il tempo È giusto, passato. degno, il tempo giusto e degno per ricordare una figura straordinaria come suo fratello Giovanni Falcone. Adesso io nel ringraziarla delle emozioni che ci ha trasferito, ho recuperato e vorrei che lo ascoltasse con noi, è del 1985. E suo fratello risponde al giornalista Biagi così sulla realtà di Cosa Nostra americana. Quindi io nel salutarla lancio questo minuto e qualche secondo della risposta che suo fratello Bene, diede al giornalista anch'io Biagi. anch'io la voglio salutare. Prego, prego Marco. Buonasera, dottore, grazie di avermi fatto compagnia. Speriamo di Professoressa, ritrovarci io le incontrate. devo dire il mio pensiero. Io penso che suo fratello faccia parte della storia d'Italia. Ha avuto una vita difficile e una morte drammatica. Io mi chiedo sempre se ha avuto consapevolezza in quel momento di quello che stava succedendo. Continuo a pensare, quando si è sollevata quella muraglia sull'autostrada, che cosa ha pensato e che cosa ha provato. Questo Questo non lo naturalmente potremo non lo sapere mai. potremo sapere mai, ma a causa della sua professionalità, non solo della tragica morte, perché ha segnato la strada, io penso che faccia parte della storia d'Italia e che sarà ricordato. Adesso è ancora presto, è una memoria per alcuni aspetti ancora divisiva, ma penso che sarà in tutti i libri di storia dei nostri figli e dei nostri nipoti. Beh, questo lo è già in gran parte, vabbè. Grazie alla Grazie, professoressa Maria grazie. Falcone per questa sua straordinaria testimonianza a cuore italiano. A presto, professoressa. Grazie, grazie, a presto anche a lei.
Marco di Napoli, io ho davvero i brividi perché credo che abbiamo passato dei minuti ad andarli a preparare mesi prima, non saremmo riusciti a tirar fuori quello che Maria Falcone ha tirato fuori. Però Marco, visti i tempi, ascoltiamo subito Giovanni Falcone con Enzo Biagi nel 1985. Ascoltiamolo. Combattere la mafia. C'è un magistrato che sta dando prova non solo di grande coraggio, ma anche di acutezza e di tenacia. È il giudice istruttore del Tribunale di Palermo, Giovanni Falcone. Buonasera, dottor Falcone. Buonasera. Come giudica l'operazione condotta a New York? Eccellente, anche se ho pochi elementi per poterla valutare. Da quello che ho letto sui giornali, mi sembra che sia un'ottima operazione. Lei pensa che noi potremmo trarne qualche vantaggio per i fatti nostri, invece? È troppo presto per poterlo stabilire. Che differenza c'è tra un membro di Cosa Nostra e un mafioso siciliano? Ma Cosa Nostra è nata in Sicilia. Cosa Nostra americana si chiama così proprio ad immagine e somiglianza di Cosa Nostra siciliana. Anche se poi, proprio per le diversità derivanti dalla nazione in cui vivevano, i mafiosi americani hanno acquisito delle connotazioni particolari, ma comunque sempre riconducibili all'alveo originario. Dottor Falcone, vuol darmi un suo breve ritratto del mafioso? Chi è un mafioso? Il mafioso è chi presta giuramento e diventa quindi un affiliato di Cosa Nostra. Marco di Napoli era il 1985, davvero una visione unica nel suo genere, cioè era la prima volta che un magistrato capiva che si doveva lavorare negli Stati Uniti d'America per conoscere questi legami, per approfondirli per la prima volta. Questa è stata l'idea di Giovanni Falcone che io gli ho sentito esporre durante uno dei nostri convegni. Questo penso di aver sentito al convegno di Velletri, perché lui sosteneva che la mafia non ha dei confini, opera senza limiti di confini e quindi per fronteggiarla con possibilità di successo bisogna indagare senza limiti di confini. Era la stessa idea che poi lo portò a pensare all'istituzione della cosiddetta superprocura, la Procura Nazionale Antimafia. Marco, salutiamo un componente, un altro pezzo di storia dopo la professoressa Maria Falcone, un componente dello storico pool antimafia voluto da Rocco Chinnici, poi guidato dal dottor Caponnetto. Benvenuto a Cuore Italiano, al dottor Leonardo Guarnotta. Grazie, buonasera a tutti gli intervenuti. Abbiamo appena finito la telefonata, dottor Guarnotta, straordinaria per emozione e percorso storico con la professoressa Maria Falcone. Io però voglio subito farla salutare dal suo collega, il dottor Marco di Napoli. Sì. Buonasera Leo, penso di poterti. Buonasera, penso che ci sono da dare del tu, Certo. chiaramente. Come stai? Io non ho avuto il piacere di conoscerti, ma è un grande onore Eppure io, anche parlarti eppure soltanto in questa io. sede. Ma È un grande anche tu, onore. se, anche tu hai fatto la tua parte, chiaramente, in un altro ambiente, in un'altra data, ma anche tu sei una persona degna di essere ricordata per quello che hai fatto. Ti ringrazio Credo che tu molto. sia in pensione, vero? Sì, Ah, certo, sono ormai. in pensione. Faccio ancora delle cose Ecco. perché non si Ognuno può. nella sua regione ha fatto quello che poteva fare. Sì, ma tu hai fatto parte di quel gruppo, Sì. perché non si, è una cosa che non si poteva fare da soli. E quindi No, ma non c'è dubbio su questo. l'idea di fare un gruppo organizzato che condividesse le conoscenze e riducesse l'esposizione individuale si è rivelata un'idea È vincente. un'idea vincente, sì. Era un po' su quello che era già accaduto in Alta Italia per Esatto. la lotta, Eh sì. appunto, come tu sai benissimo, Caselli. quella fatta dai colleghi di Torino e di Milano per il terrorismo rosso, nero, bianco, blu che fosse. Esatto. Ecco, e quindi è un'idea di un gruppo
di magistrati che davvero era, nel caso nostro, uno sparuto gruppo di magistrati. Erano inizialmente in tre, sotto la guida illuminata di Rocco Chinnici, che aveva accolto bene, che aveva messo su carta, aveva messo per iscritto ciò che era stata l'idea geniale, una delle due idee geniali di Rocco Chinnici. Quello di un gruppo di magistrati che si occupasse delle stesse indagini, perché prima era accaduto che il giudice istruttore della stanza 4, per esempio, noi eravamo 15 in tutto allora, ricevesse delle informazioni, delle notizie che per lui non avevano molta valenza per il lavoro che stava compiendo in quel momento, ma lo erano invece per il giudice istruttore della stanza 12, ma nessuno dei due lo sapeva. E quindi quelle notizie, quelle informazioni utilissime a uno dei due andavano definitivamente perse. Ecco, questa è stata la prima delle idee geniali di Rocco Chinnici, di istituire un gruppo di magistrati. All'inizio era formato, ancora non costituito formalmente, era costituito da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello. E naturalmente l'idea fu fatta propria da Antonio Caponnetto quando gli è succeduto ed ha preso le funzioni a Palermo nell'ottobre del 1983, si mise subito all'opera e istituì formalmente il PUNA antimafia. Nel mese di novembre-dicembre del 1983, 63, io a questo momento non lo ricordo, e poi nell'aprile del 1984 mi chiese se con quella telefonata che ha cambiato completamente la mia vita, sia professionale sia personale, di entrare a far parte del pool come quarto elemento, perché mi disse subito, senza tanti preamboli, che era necessario avere un quarto elemento che li aiutasse a scalare quella montagna di atti che nel frattempo si era raccolto, di informative, di sentenze, di ordinanze, tutto ciò che a noi poteva essere utile per condurre quelle indagini. E fu così che allora nell'aprile 84 entrai a far parte del Polo Antimafia. Io vorrei fare una precisazione per chi ci ascolta, perché forse per loro i termini tecnici non sono molto familiari. A quell'epoca le indagini le faceva il giudice istruttore. Il pubblico Esattamente. ministero faceva soltanto le indagini per i processi più semplici. Tu certamente ricorderai che allora il pubblico ministero e il giudice istruttore andavano in tandem, non è come Esatto, ora, non è entrambi, come. quindi Quindi è cambiato lavoravamo molto. assieme. È cambiato È cambiato tutto, molto, è perché il cambiato pubblico molto. ministero riceveva la denuncia da parte delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, di finanza, e poi decideva se era un fatto complesso, come tu giustamente correttamente hai detto, se era un fatto complesso lo passava al giudice istruttore. Mi ricordo quei fogliettini al GI per la Esatto, formale per la istruzione, poi formale la sentire istruzione, titolo, esatto. l'orario, eccetera, poi potrei mettere mandato di comparizione, mandato di cattura, il modo in cui interrogato. Questo. Mentre lui si riservava le indagini più semplici e quelle in cui i reati erano commessi in flagranza, come esempio un reato commesso in carcere, se ne occupava, anche se doveva poi chiudere entro 40 giorni se il soggetto era Esatto. detenuto. Per il resto mandava tutto il fascicolo al giudice istruttore, che da quel momento ovviamente istruiva il processo, ovviamente tenendosi sempre in contatto con il pubblico ministero, e quando riteneva che l'istruzione fosse completa, l'istruttore fosse completa, invece mandava al pubblico ministero per le sue definitive conclusioni, Vorrei sulla base delle fare. quali poi emetteva l'ordinanza o la sentenza, oppure ordinanza-sentenza, che in parte era di rinvio a giudizio e in parte di proscioglimento. Volevo fare un'altra precisazione per chi ci ascolta. A quell'epoca l'informatica non era così sviluppata come adesso, quindi si Assolutamente lavorava sul cartaceo. no. C'erano Perfetto. montagne di carte Di che carta. bisognava leggere Macchine con da attenzione. scrivere, macchine da Sì. scrivere, no, dottor Guarnotta? Sì, ma guardi, io ho conservato ancora, e ce l'ho qua nel mio studio, le agende cartacee su cui noi prendevamo appunti di Eh ogni sì. imputato, nome e cognome, chi lo difendeva, in quale procedimento era, se avessimo emesso mandato di comparizione o poi mandato di cattura, se in quest'ultimo caso se era stato catturato, per così dire, se era finito in carcere, e tutto ciò che lo riguardava, ma sempre su agende cartacee. Non Ecco, avevamo dottor Guarnotta, mi scusi se la Prego. interrompo, così come ci dicevamo telefonicamente Sì? ieri sera, se
lei dovesse raccontare a un ragazzo di 20 anni, di 30 anni oggi, che uomo è stato Giovanni Falcone? Sarebbe facile e difficile nello stesso momento, perché Giovanni non aveva un carattere facile, tanto era come se interponesse sempre tra sé e la persona che aveva di fronte come una barriera, ma appena quella barriera cadeva, veniva fuori un uomo da grandissima umanità, veramente. Ricordo che lui ci chiedeva sempre informazioni sui nostri genitori, sui nostri figli, sul andamento della nostra famiglia, e in particolare per quanto mi riguarda mi fu molto vicino quando è deceduto mio padre nel 1986. Ecco, era questo Giovanni Falcone. Non aveva un carattere facile, ma normalmente prima, ancora che un grande giudice, e sembrerebbe una cosa assurda, era un grandissimo uomo, ecco, dalla Grandissimo uomo. grandissima umanità, ecco, oltre che essere un grandissimo giudice. Era il giudice che aveva saputo e voluto fermamente, veramente essere portatore e interprete di quei valori fondamentali, fondanti e non negoziali, che si chiamano giustizia, che si chiamano legalità, che si chiamano condivisione, che si chiamano solidarietà, ai quali ha sempre improntato tutta la sua attività professionale e per i quali anche ha sacrificato il bene supremo della vita. Ecco, questo era Giovanni. In poche Mentre, parole, se no sì, dovrei stare qua fino a stanotte per descrivere qual è la personalità di Giovanni Falcone. certo, io però devo anche ringraziare Marco Di Napoli, devo ringraziare il dottor Leonardo Guarnotta perché, e non era assolutamente scontato, anche lui, come la professoressa Falcone, non ha preteso domande, non ha voluto temi predefiniti, quindi questa trasmissione è stata tutta spontanea. Possiamo definirlo un cammino della memoria, dottor Guarnotta? Certo, mi pare che la definizione sia correttissima, non corretta. È un cammino della memoria. Come della memoria, specialmente in prossimità, ormai alle spalle del 23 maggio, che è il momento del ricordo, anche se io ho sempre ripetuto quando vado a incontri con le scolaresche un po' di tutta l'Italia, che Giovanni Falcone, come del resto anche Paolo Borsellino, non deve essere ricordati soltanto il 23 maggio e il 19 luglio, ma in tutti gli altri 364 giorni dell'anno, Esattamente. che sono stati dei grandi uomini che hanno fortemente, fortemente voluto liberare la nostra Sicilia, la nostra terra così bella e così, ma così sfortunata dal giogo opprimente della mafia. Che ha provocato vittime che con il loro sangue hanno bagnato la terra di questa nostra Sicilia, come dicevo appunto, così bella così, ma così sfortunata per avere per tanti anni, troppi anni, sono 150 anni che esiste la mafia, sottostati al gioco opprimente di cosa nostra. Quindi Ecco, possiamo dire che oltre il tempo e la retorica, è stata. non c'è dubbio, non c'è dubbio, oltre il tempo e la retorica. Non si va soltanto per dire, non è che in questi giorni particolari, ovviamente il 23 maggio nel caso nostro in cui è avvenuto qualcosa che non doveva avvenire, che ha rovinato invece quel giorno, perché quello è un giorno del ricordo, è un giorno che deve unire, non dividere. Certo. Allora, io per adesso ringrazio il dottor Leonardo Guarnotta perché purtroppo il tempo in questo caso Ente anno, come si suol non è un nostro dire. alleato, però mi Certo. permetto già di invitarlo. L'ultima trasmissione di Cuore Italiano prima della pausa estiva, Sì. lo anticipo, in anteprima sarà dedicata alla figura, sarà interamente dedicata alla figura di Paolo Borsellino. Allora, magari Giustamente, per il 6 correttamente. luglio aspettiamo di nuovo a Cuore Italiano il dottor Guarnotta. D'accordo, però con tanto piacere e vi ringrazio per avermi contattato. Grazie, grazie Tanti dottor auguri alla Guarnotta. Grazie trasmissione. Leo, è stato un Grazie a voi piacere personalmente. conoscerti anche se soltanto Sì, online, soltanto online. ma Va spero bene. che ci sarà la possibilità di conoscerci di Ma persona. spero anch'io, mi farà piacere. A presto, Bene, dottor Leonardo Guarnotta, componente a del pool presto. antimafia. Buon lavoro, buon Grazie, a lavoro. presto, dottore. Grazie.
Marco Di Napoli, diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite di questa straordinaria trasmissione di Cuore Italiano. Benvenuto Vincenzo Zurlo, ex carabiniere del ROS, avvocato, ma ci interessi particolarmente, Vincenzo, questa sera come giornalista e scrittore. Benvenuto a Cuore Italiano, Vincenzo. Buonasera Alex, buonasera a te, ai telespettatori, buonasera al dottor Di Napoli in studio con te Buonasera. e buonasera all'amica Maria Falcone e al dottor Guarnotta. Li hai ascoltati, Vincenzo? Sì, con molta attenzione, certo. La professoressa Falcone mi dà sempre tante, tante emozioni nei suoi racconti, c'è tanto pathos, tanta storia vera. Mi fa piacere anche entrare in trasmissione quando la conversazione è andata sull'antimafia, sul ruolo dell'antimafia, perché poi in realtà, secondo me, il titolo bellissimo e calzante della tua locandina è proprio questo qua. Che cos'è la retorica, no? L'arte del parlare, dello scrivere. Ma in questi anni cosa si è detto, cosa si è scritto? Perché noi possiamo raccontare i personaggi Falcone, i personaggi Borsellino, possiamo ricordare Dalla Chiesa, possiamo ricordare Chinnici, ma noi dobbiamo evitare ovviamente Cassarà e tutti gli altri servitori dello Stato, giornalisti che sono caduti sul campo, permettetemi Sì. il termine. Ma non possiamo in nessun modo decontestualizzare i fatti. E infatti, purtroppo, al netto del bel racconto di Giovanni Falcone, di Borsellino, eccetera, è una storia di talpe, di collusi, di traditori, di doppio giochisti. È un gioco di ombre che si è scoperto, si annidava all'interno del Palazzo di Giustizia. E questa è la cosa più triste di tutta la storia, Sì. certo, voglio dire, la mafia, tutto quello che ha rappresentato la Mattanza, i Corleonesi, l'ascesa al potere, eccetera, eccetera. Ma bisogna parlare di questo, perché oggi noi abbiamo, secondo me, attenzione, un serio problema di una mafia che si annida all'interno dell'antimafia. Cioè, oggi non esiste un'antimafia. Purtroppo il vero testamento di Falcone, Borsellino, Cassarà, Capitano Basile, eccetera, 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 è proprio questo. È il testamento, è una coscienza antimafia che purtroppo oggi non esiste più. Oggi ci sono gli ultra dell'antimafia, esistono i mujahideen dell'antimafia. E mi riferisco ad esempio, no, alle ultime vicende del processo Trattativa. Ma anche a personalità di spicco importante come Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, persona rispettabilissima, ma che attenzione, non insegue la verità, insegue la verità solo se è trattativa Stato-mafia. Ecco, allora veniamo al cancro che c'è nelle associazioni, nell'antimafia, che è quello dei contributi, delle associazioni, non più quello delle coscienze a cui il dottore Di Napoli si riferiva prima nel parlare Sì. con la professoressa Falcone, con il dottore Guarnotta, eccetera, eccetera. Ed è Oggi stato tutto anche lui un uomo in prima linea, perché l'ho voluto qui in assoluto. studio al mio fianco, perché altrimenti, diciamo, non sarei riuscito a comporre questo mosaico di contributi storici. Assolutamente, assolutamente, anzi bisogna dare un applauso alla distrettuale di Bari se non si è avuta quella ascesa criminale che poi, diciamo, ha visto martire altri territori, la Campania, la Calabria, Napoli. Ecco, quindi complimenti al dottor Di Napoli e a tutti quelli che svolgono la funzione. Così come la svolta e la svolge una buona parte, così come la svolta il dottor Di Napoli, così come la svolgono una buona parte della magistratura italiana. Ecco, Vincenzo, ma ora mi rivolgo allo scrittore,
al giornalista. Avremo modo di approfondire perché intendo farlo. Il tuo ultimo libro, che peraltro è alla seconda edizione, oltre la trattativa Omissioni, depistaggi e bugie sulla morte di Paolo Borsellino, e lo faremo, ho appena lanciato l'ultima puntata di Cuore Italiano prima della pausa estiva, tornerà con noi anche il dottor Guarnotta, dedicheremo un'intera puntata a Paolo Borsellino, in quel momento approfondiremo anche lo straordinario lavoro nel tuo libro Oltre la trattativa. Ma perché oggi è ancora difficile nelle radio, nelle TV, in questo nostro benedetto, straordinario, ma anche dannato paese, parlare di questi argomenti? Io me ne sono accorto nella nostra terra di Puglia, cioè una trasmissione come quella di stasera con persone che hanno dato dei contributi alla memoria storica non era stata mai fatta. Perché questo? Perché cioè, questo è un paese dannato, è un paese che si muove sul politicamente corretto. Tutto ciò che non è nel canale del politicamente corretto, in cui si inserisce poi quella che possiamo chiamare, ad esempio, mi riferisco al processo trattativa o al discorso che facevo sull'antimafia, una narrazione dominante. Tutto ciò che non è narrazione dominante non passa. Faccio un esempio. Tema antimafia, tema stragi, tema Falcone, tema Borsellino, ma io nessuno dei tuoi ospiti di oggi è mai ospite in nessuna trasmissione, ti dirò di più. Sorride, sorride il dottor Marco di Napoli, Vincenzo, non puoi vederlo, ma... Percepisco Sì. questo sorriso, perché ovviamente il discorso del politicamente corretto è sempre un discorso difficile, però poi voglio dire, è un pochino come mettere una lama calda nel burro, no? Cioè, basti pensare che Fiammetta Borsellino non viene mai invitata, Fabio Trizzino, genero di Paolo Borsellino perché è marito di Lucia e avvocato di parte civile della famiglia Borsellino, non viene mai Li invitato. porteremo in Ecco, trasmissione, ma il 6 assolutamente, luglio? assolutamente, lo spero assolutamente. Cioè, se vuoi provo ad aiutarti per la trasmissione. Guarda, io ho appena Però, presentato a Vincenzo, Fasano. ascolta, c'è il dottor Di Napoli che ti vuole. Volevo dirti che ho presentato diversi libri di protagonisti di quel periodo. Un libro di Angelo Pellegrino, il capitano dei Carabinieri che è sopravvissuto. E pochi giorni fa ho presentato a Fasano, in provincia di Brindisi, il libro di Massimo Caponnetto, che la sala era gremita di persone che sono venute ad ascoltare questa testimonianza. Questa è un'altra persona che mi piacerebbe vedere invitata nelle trasmissioni, diciamo, che vanno incontro a un'utenza più ampia. E il problema diventa proprio questo qua, che ci si accoda a quella che è la narrazione unica, che è diventata dominante. Oggi è inutile di parlare di un'assoluzione in Cassazione per il Bravo. generale Mori, il Bravo. colonnello De Donno, eccetera, eccetera, perché la trattativa c'è stata, ma c'è Bravissimo. stata perché l'ha detto Marco Travaglio, c'è stata perché l'ha detto Purgatori, c'è stata perché l'ha detto tutti questi professionisti dell'antimafia, ecco, quelli che su questa antimafia hanno fatto carriera, hanno guadagnato soldi, hanno scritto libri, eccetera, eccetera. In realtà poi bisognerebbe avere il coraggio di creare una narrazione che sia aderente ai fatti e non avere paura di questa cosa. Io mi rendo conto che oggi parlare di uno Stato farabutto che ha in qualche modo dialogato con la mafia e ha fatto sì che uccidessero che uccidesse Borsellino è un qualcosa che entra facilmente. Oggi voglio dire, abbiamo questo senso di antistato un pochino tutti quanti, ma non è così. Bisogna E devo raccontare dirti, dei scusami se problemi. ti interrompo, Vincenzo, e mi rivolgo a Marco Di Napoli. Questa teoria noi l'abbiamo mandata con la voce dell'ex presidente della Camera Luciano Violante, perché, caro Vincenzo, collima perfettamente con quel che tu hai detto.
e certamente non può essere, diciamo, definito, tacciato di essere uomo di parte l'ex presidente Certo. Violante. Vincenzo, io soltanto per adesso ti ringrazio perché purtroppo, come dicevo poc'anzi, il tempo non è Dani, stato nostro alleato. Sì, posso chiederti solo 30 secondi per una chiusura, perché assolutamente. Vai, ci tenevo vai. a questa cosa. In realtà oggi Sì. bisognerebbe uniformarsi anzi iniziare ad una narrazione che sia assolutamente aderente ai fatti, ma non solo. Oggi la lotta alla mafia in quel periodo l'ha fatta Falcone, l'ha fatta Borsellino, l'ha fatta Di Lello, l'ha fatta Guarnotta, l'hanno fatta tutti i servitori Sì. dello Certo. Stato caduti su quel terreno, ma oggi quella mafia non esiste più. Noi dobbiamo dire questo fatto, grazie all'opera di questi lavori, cioè di queste persone, e che la narrazione unica se ne faccia una ragione. La mafia l'hanno sconfitta Mori e De Donno, non Di Matteo. E magari con un po' più di coraggio da parte anche della categoria dei giornalisti che Certo. auspichiamo siano un po' più liberi a livello intellettivo, perché altrimenti la storia completa di questo nostro paese non potremmo mai scriverla. Grazie a Vincenzo Zurlo che tornerà con noi a Cuore Italiano per una puntata dedicata a Paolo Borsellino. Scusami se il tempo non ci ha supportato, Vincenzo, grazie di essere stato nostro ospite questa Reale, sera. Grazie grazie al dottore Di Napoli. a te, Vincenzo, e i miei migliori auguri. Grazie, Allora, grande dottore. ciao Vincenzo Ciao Zurlo, grazie Alfredo. di Ciao, essere ciao, stato ciao. con noi. Allora, Marco, di Napoli, siamo al termine di questo viaggio, di questo cammino, della memoria. Abbiamo ascoltato la professoressa, Maria Falcone, il dottor Guarnotta e poi, infine, poco fa, Vincenzo Zurlo. Cosa mi dici? Ti è piaciuto questo nostro cammino, di questa trasmissione? Cosa ti rimarrà? È stato sicuramente molto emozionante. Abbiamo parlato con dei testimoni diretti di questi avvenimenti, non ce ne sono più tanti in giro. Quindi è stato molto emozionante, necessariamente costretto entro un limite temporale, che era quello che è già, più di un'ora abbiamo già sforato. In realtà la mafia è un fenomeno così complesso che occorrerebbe molto tempo per poterne approfondire tutti quanti gli aspetti, ma direi che nel tuo piccolo hai fatto un buon lavoro.